Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma il primo motivo per cui noi siamo contrari è che una misura del genere provocherebbe una gigantesca riduzione di tasse per le persone più ricche e sostanzialmente una situazione invariata invece per i redditi delle persone comuni. Lo dico perché Silvio Berlusconi, che è miliardario, in questo momento potrebbe pagare all'incirca circa 14 milioni di tasse in meno con una misura del genere, mentre invece un operaio metalmeccanico, una persona comune, potrebbe o addirittura pagare di più se la flat tax fosse al 23%, perché non ci sarebbero più le detrazioni da lavoro dipendente, o nel caso in cui fosse al 15% pagherebbe sostanzialmente quello che paga oggi. Quindi non si capisce la ratio di questa misura, tranne quella che appunto di favorire i più ricchi. Tranne quella di favorire è prevista un'estensione della no tax area fino a 13.000 euro, e poi il sistema delle deduzioni e delle detrazioni, sì, ovviamente favorisce i redditi più bassi. Una fascia molto bassa favorisce naturalmente i redditi più alti, questo diciamo è una qualcosa che non si può nascondere, nonostante voi ci proviate, state facendo un grande regalo ai vostri elettori favorisce che sono quelli con i redditi più alti, mentre noi che difendiamo gli elettori con i redditi medi e bassi naturalmente siamo contrari a questa misura. Aggiungo che naturalmente, come è stato spiegato, se ogni volta interrompe gli altri ospiti diventa difficoltoso, non fosse altro perché ha una voce estremamente distorta dal suo microfono, per cui le chiedo magari mentre in cui ascolta gli altri interventi proviamo a rimodulare la voce in modo tale che non sembri una telefonata oltreoceano. Piccolotti. Aggiungo un altro elemento che i cittadini capiscono benissimo. Ogni volta che c'è una riduzione delle tasse sui redditi più alti, siccome è una riduzione consistente, questa si riverbera immediatamente sui servizi offerti ai cittadini. Allora, se si ha uno sconto di tasse di 100 euro l'anno, ma poi si è costretti a fare uso della sanità privata, magari 2-3 volte l'anno per delle visite specialistiche, è chiaro che quel risparmio viene completamente mangiato dall'assenza di servizi pubblici gratuiti. E siccome, come è stato spiegato, noi non siamo in grado di sostenere un mancato gettito così ampio, l'effetto sarebbe quello di gettare le fasce popolari nella più totale disperazione. Già oggi i servizi pubblici sono insufficienti, dalla scuola alla sanità, al trasporto pubblico locale, al welfare, alle reti di protezione. Immaginiamo che cosa accadrebbe se in una situazione come quella che stiamo vivendo di sostanziale stagflazione